Siamo con Salvo Lo Piccolo del Dune Mosse, un revival se vogliamo, no? Un tributo a Zucchero. Perché avete scelto questo cantante? Beh, questo è un amore che porto io sin da ragazzino. È nato questo progetto, battezzato col nome Dune Mosse, per omaggiare, rendere omaggio a questo grande artista che in oltre 30 anni di carriera ci ha fatto sognare, divertire ed emozionare. Bene, i Dune Mosse sono orgogliosi di portare in giro la splendida musica, lo splendido blues di questo grande artista. In quante siete? La formazione rappresenta con 10 elementi, viene rappresentata 10 elementi, fra cui ci sono, se posso citare, gli strumentisti. Abbiamo il maestro Vito Lo Galbo al tastiere e il pianoforte, Marco D'Arpa al basso elettrico, Fabio Palumbo alla chitarra elettrica, Maddalena Martorana e Claudia Macca le vocalist, le coriste. Poi abbiamo una sezione fiati, Raffaele Barranca, Gino Chimenti e Samuele Davì, e alla batteria Francesco Chiavetta. Quali sono i vostri cavalli di battaglia? Beh, noi ripercorriamo quello che è l'intero ciclo della carriera di Zucchero. Naturalmente i brani più blasonati restano sempre la musica anni 80-90 di Zucchero, perché comunque quello è proprio l'emblema del blues veramente carico di Zucchero Fornaciari. Naturalmente affrontiamo anche i brani più recenti, far divertire un po' tutti. Sì, racchiudiamo il ciclo di 30 anni di carriera. Come è cambiato questo cantautore? Come si è evoluto? Ma io credo che Adelmo Fornaciari abbia avuto la capacità di rinnovarsi e seguire quello che era il contemporaneo. Cioè, giorno per giorno, anno per anno, lui è diventato planetario per questo, perché comunque è un artista completo a 360 gradi. La sua musica esprime tutto quello che è la black music, che racchiude il soul, il funk, il blues. Lui è riuscito, insomma, a regalarci questo sogno di diventare planetario. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Perché anche in sala 10 c'erano di quelle dimensioni. Sì, ma almeno